Ma che cos'è? Ah, ma... non saprei proprio. Sembra come un arcobaleno. Un arcobaleno? Non è mica piovuto, no? Già, non è piovuto. E poi l'arcobaleno ne ha un mucchio di colori. Quel coso là, vedi, quel coso là è tutto rosso, no? È come un arco. Rosso. È vero. Guarda, 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 lì vicino, vedi? Ci sono delle case colorate, le vedi? Sì, eccole lì. Che roba strana, eh? È proprio strana. Una volta non c'erano mica, sono sicuro. Anch'io. Ma in che zona saranno? Aspetta un attimino che cerco di orientarmi. Aspetta. Vedi là, allora. Là c'è un po'. Ah, ecco, la vedi quella stella lassù, quella là? Quella là è Alfa Romeo, che una volta ci indicava la strada per Milano. E quella là invece, ma quella là è Ansaldo Centauri, sì, che seguivamo per andare a Genova. Ma se che penso, Belinha, umane. Quella là invece, quella là in direzione dell'arco, la vedi? Quella là è la nostra stella polare, cara. Quella là è la Fiat, la nostra Fiat. La Fiat. Sì. La nostra Fiat. E già, la nostra Fiat. Buonasera a tutti, buonasera. Il mio nome è Tornio, e quella là che vedete con me è mia moglie, la signora Tornio. Saluta cara, dai. Buonasera. Noi Tornio siamo originari di Torino. Una volta, mi ricordo una cosa, bellissima, me la diceva sempre mio padre, no? Mi diceva, una volta dicevi Torino, pensavi Tornio. Torino, Tornio. Ma se lo scrivevi, oh già, erano guai, eh? Sì, perché la maestra ti correggeva subito, diceva, si scrive Torino, Tornio, Torino, non Tornio. Dico bene, cara? Non saprei, alle elementari ero ancora nubile. Mi chiamavo Chiara. Noi Tornio, a Torino, abitavamo al Lingotto, dove c'era la Fiat. La Fiat. La Fiat, sì.